Una cosa, ma scrivi, piglio un quartiere e scrivi guasto, a me ne c'era un po', io non ce la faccio più a stamattina. Avete detto proprio ma poi la gente è scostumata, capite? Non trasano manco con un po' che... Non è una buona bustro commercialista! Ma che mi ha rubato tu? Noi... Ma manca una scusa, Richard, sentite, ma posso fare una barba niente. E poi dopo gli ho detto bagno, no? Ci fanno pure il lupo. Facciamo un colpo niente. Don Ernesto ha già rifuso pure la trippa alla dita, perché ognuno che va, assaggia e se ne va. Sciacapallone. Io non lo so proprio. C'è ecco qua. Le... Guasto. Speriamo che la capisci. Noi. Ma buona così. Non mi dicite niente, vengo subito. Va bene così, che dite? Ma un po' che carte. Ma tu hai capito? Io non l'avevo visto che era trasunto. Sì, sì, ma io mamma stessa. Le mie culere oggi, non ha gente, ma io oggi pure proprio me ne vado. Sì, avete ragione, avete ragione. Se due quartiere fanno grosso tanto e mettimelo proprio fuori, il cesso è rotto. Ma poi non ci capite, non tutti quanti cadive. Ma poi non ci capite, chi si... Pensa che cos'è? La colpa è del comune. Perché tu devi sapere una cosa, figlia mia. Io quando ero a Iu, stavo a Napoli che ne cesse, i Vespasiani, per dirli in italiano. Vabbè? E noi praticamente non ci stanno più, ma certamente la gente da una parte a dai. Ma pure questi esercenti pubblici, però che uno, dico, non ho capito, pure si tiene una pipì, no? E presto è presto, certamente io non ci tengo ad andare in un esercizio pubblico a fare la pipì perché è antigenico, che non chiami in casa nostra a fare pipì. Se io entro e dico scusate, il bagno è guasto. È normale che poi can trovano barbiere aperte e San Fizzero, perché voi non dite mai di no. Sì, ma poi capito, sarebbe più normale andare al bar, per esempio, uno si piglia la tazza di caffè, ma non si usate la toilette. Invece un barbiere tu vieni proprio a fare pipì. Ma tu non hai detto, ma a casa tu c'è se non ti? È come se non lo tenesse, No, sei guastato. Perché? Qui una volta si va a tegnere le capine, una volta si va a fare un sciamma, una volta si va a fare la depilazione. Un'altra volta si mette il trucco, un'altra volta si mette il trucco. Ma i ricini. Hai pure tre covizia. No, mio figlio. Tuo figlio, chi si uomo ne sono diventato peggio che te, quando... Quando mettono annanza hanno spetti non la finiscono più. Ma perché non avete sentito la televisione che dice che oramai stanno più uomini che vanno dei centri di bellezza che le donne? E no. Creme, e cremi, e tintura, schiuma per i capelli, e mano, i stessi qua? Se non ci stessero tanti uomini in casa facessero in mano. Quelle anche pure in televisione, tutti questi esempi di queste creme, tutte queste pubblicità. Vanitosi. Dicono che consumano più cosmetici delle donne. Dite bene che a Madrid mi succedeva così, a scevere la casa e veniva un'ora intera con i forni in mano. Io l'acqua la fontana. Con la gelatina profumata. Noi questi siamo ormai è un'epoca che vogliamo essere tutti belli. Belli. E tu non esiste di più. E fanno vedere pure per televisione che fanno gli spogliarelli. A proposito, ieri sera ne ho visto due, poi l'hanno confessato proprio pubblicamente. Hanno detto che loro prima facevano i cicoli addirittura. E che erano due salumieri. Capite che? Due macellari, che I cicoli. Il rodo, non fa che fare gnameri. Calma. Ma insomma, ma voi in che mondo vivete? Ma non avete mai sentito parlare? Proprio la televisione dice che... Come si dice? Che il francese, l'uomo francese... C'è una parola francese, l'uomo che si vendono per il sesso. Tu sei proprio... Se capite che Boris è... Gigolo! Gigolo! Cicolì! Uno, ma chi erano due? Cicolì! Siete la scimmiciaro, ci ha già cominciato una bella giornata di merda. Comunque l'uomo non ce ne stanno più. E chi l'aveva ragione c'era oggi. E quando tu? Chi aveva ragione? Lo so che stanno da accesi, che li costruire. Sì. Ignoranti, Cerogeno. Ah, l'inventore di Cerina. Quando mamma? Chi è su Cerogeno? Il filosofo greco. Il filosofo greco? Quello che cercava l'uomo. Chi? Cerogeno. Cercava l'uomo con la lanterna in mano e non lo trovava. Ma tu vuoi dire Diogene? Diogene! Tu non si manca degno, non nomina Diogene! Mi chiamano, ma cominciano a parlare russo. Cerogeno! Ma perché tu lo conosci? Ma cercava l'uomo, ma perché poi cercava? Che significa? Animale, poi fai a diventare ricco, una Diogene, sì! Ma lui cercava l'uomo nel senso filosofico, nel senso della... Io l'ho studiato a scuola con la pesca. E perché poi? Hanno fornuto i favori, ma cosa sabato ce l'hanno sopportato, nerne, pro sabato. Una cosa così sana, così salutare,
Sarà sana, sarà come dici tu.